padre e anche nostro. Sia lodato Gesù Cristo. Cerchiamo di meditare un po' il Santo Vangelo che abbiamo ascoltato e, iniziando dalla guarigione della suocera di Pietro, osserviamo da parte in questa guarigione agli apostoli Gesù e la malata. Ora Gesù non ignorava lo stato di questa donna, ma era conveniente che i suoi discepoli, informati del suo potere e testimoni dei suoi prodigi, lo prevenissero e gli dessero una prova della loro fede domandandogli un miracolo. Infatti, con quella confidenza che Gesù desiderava, intercedettero e lo pregarono per essa, abbiamo sentito. Quindi impegniamoci anche noi presso di Gesù Cristo, l'intercessione di questi santi apostoli, di santi del cielo. Raccomandiamoci anche le preghiere dei giusti che vengono sulla terra e preghiamo a nostra volta per gli altri, una delle opere misericordie corporali, scusate, spirituali, pregare per i vivi e per i morti. Quindi chiediamo a Gesù prima la guarigione dell'anima, sempre la cosa più importante, e poi, se lo giudicherà conveniente, ecco, la nostra salvezza, il nostro maggior bene, anche la guarigione del corpo. E se non ce la concedesse, chiediamogli la pazienza e la grazia di fare buon uso della malattia, la grazia per portare la croce, di saperla offrire. Gli apostoli hanno pregato, quindi, egli accostatosi ad essa, presela per mano, l'alzò subito e la febbre l'abbandonò. Quindi adoriamo anzitutto il potere divino di Gesù, ammiriamo singolarmente la sua infinita bontà per ciascuno di noi. E adesso vediamo i sentimenti della malata. Quale fu la sua consolazione quando, ecco, era addolorata, era malata, vide in casa sua il Salvatore di Israele. Quale fu la sua speranza quando sentì l'impressione di quella mano onnipotente che la toccava? Quale fu il suo giubilo quando udì l'ordine dato per la sua guarigione e si trovò subito guarita? E leggiamo: ed ella si alzò e gli serviva. Quindi, trovandosi perfettamente un tratto guarita, subito si diede a servirli. Quindi, grande esempio ci dà questa donna nell'uso che fa della sanità appena ricevuta. E impiega per servire Gesù. Ecco, quella sanitaria statuita la dona subito a Gesù. Quindi anche noi dobbiamo servirci dei doni del Signore per il suo servizio e per la sua gloria. E qual è il servizio di Dio? Il servizio di Dio consiste anzitutto nell'amarlo sopra ogni cosa, nell'osservare i suoi precetti, poi, ecco, nel servire il prossimo. E quando si serve con amore, il servizio è più esatto, più dolce e soprattutto più meritorio. Quando noi lo facciamo con noia, con fatica, eccetera, perdiamo questo merito. Ora risolviamoci di operare sempre per Gesù e per suo amore, così avremo il merito un giorno in paradiso. E fatto si era tramontato il sole, tutta la città si era affollata alla porta, gli presentarono molti ammalati e molti indemoniati, ed egli imposte ciascuno di essi le mani e li risanava. Quindi osserviamo come Gesù non bada a niente pur di fare del bene, non bada all'ora tarda. Tutti i tempi sono opportuni per riceverci, ascoltarci ed esaudirci. Alla sua carità non v'è ora importuna. Quindi anche noi cerchiamo di fare lo stesso. Non bada poi la gran folla di popolo, anzi, tanto più soddisfatta la sua bontà, quanto maggiormente la gente va a cercarlo. Quindi questa folla che lo cerca, ecco, per il suo cuore, chiaramente è uno spettacolo assai caro. Poi non bada le tante malattie da curare. Modello della carità che devono avere i fedeli tra di loro, modello dello zelo devono avere i ministri di Dio nel visitare gli ammalati, nel assistere i poveri, nel consolare gli afflitti. Non bada nemmeno la moltitudine di malati. Lui avrebbe potuto, con un suo atto di volontà, guarire tutti e subito, ma non lo fece. Volle imporre le sue mani su ciascuno di essi in particolare. Vuole ascoltare le loro suppliche l'uno dopo le altre, vuole dare a tutti la consolazione di poterlo vedere, di essere veduti, di essere toccati. Quindi questo ci dimostra veramente la sua carità. Ma con la stessa bontà, egli si dà anche a tutto intero ciascuno di noi quando lo riceviamo nella Santa Eucaristia, per guarirci, per santificarci, per unirci con lui. Quindi ammiriamo questa bontà del Signore. Poi gli presentarono molti indemoniati e egli li cacciava con la parola, ecco, li cacciava. Il Salvatore che guariva le malattie toccando i malati cacciava i demoni con la sola sua parola per far sentire quegli spiriti orgogliosi l'assoluto impero che aveva sopra di essi. Quindi qua notiamo la parola, quanto è potente la parola di Gesù. Quindi se con essa nutriremo i nostri cuori,
potremo anche noi saper resistere e opporsi alla suggestione e tentazione del maligno, in quale non potrà resistere all'arma della parola di Gesù quando la viviamo e quando abbiamo fede in Lui. Uscivano da molti demoni gridando, dicendo: tu sei il Figlio di Dio. È opinione di molti santi padri, padri della Chiesa, che il loro peccato è stato quello di aver riconosciuto il mistero dell'incarnazione del Verbo, il famoso non serviam. Quindi non si sono sottomessi all'incarnazione del Figlio di Dio, in quale a pienza dei tempi si sarebbe fatto uomo. Ora lo devono riconoscere, ma troppo tardi. Provano così gli effetti della sua potenza, ecco, e diciamo questa pubblicano questa sua potenza, anche detestandola, però sono costretti, ecco, a obbedire, di giù anche di tacere, li ammonisce anche di non parlare. E poi vediamo la missione di Gesù in Galilea, come Gesù si dispone a questa missione, questo è particolarmente importante per noi. E alzatosi di buon mattino, uscì fuori da un luogo solitario e qui si mise a pregare. Ora, il mattino è il tempo più propizio per la preghiera, perché dopo le distrazioni, le occupazioni e questo che altro, c'è sempre il tempo di arrivo la sera, di fare mi segno la sera perché non c'ho tempo durante il giorno, poi non è vero che non c'è tempo perché il tempo ce l'abbiamo per tutto. Però comunque è meglio sempre pregare la mattina che siamo freschi, più o meno riposati, e si cerca di offrire subito al mattino, offrire al Signore l'alzarsi, la prima azione della giornata. Quindi da come la facciamo ordinariamente, se del fervore o noia, anche si determina un po', diciamo, le azioni del giorno. Ed è anche il primo maggio possiamo fare al Signore. Quindi quando ci alziamo, subito il Signore della croce. Un atto, una giaculatoria, ecco, preghiera Angio Custode, la Madonna ci fa la giornata, subito dovremmo farlo, poi fare preghiera il mattino, poi preghiera prima della colazione, poi preghiera del viaggio, insomma, quando siamo anche al lavoro, dovremmo pregare sempre. Ma, ecco, anche se è vero che si può, perché Gesù va nel deserto a pregare, anche se è vero si può pregare in ogni luogo, in mezzo alle occupazioni, eccetera, eccetera, c'è una preghiera in cui in ciascun giorno si deve destinare il tempo migliore e bisogna trovare il deserto. Lo troviamo particolarmente in chiesa, se no in camera nostra, in luogo tranquillo, però va bene pregare sempre, ma c'è un tempo particolare, dobbiamo dedicare solamente al Signore, il famoso deserto, fare deserto. Quindi è meglio la mattina, senz'altro qui, e cercare soprattutto nel nostro cuore, di fare spazio al nostro cuore, quindi non pregheremo mai bene se non ci formeremo nel cuore un deserto, una solitudine, sgombrando da ogni inquietudine, da ogni pensiero, finché solo con Gesù Cristo l'anima si trattenga e anche, quindi possiamo così presentare le nostre preghiere a Lui, come se ci fosse solo noi e Lui, non ci stesse nessun altro. Ecco, questo è già un esempio. Quindi, delle volte ci troviamo anche ad avere del tempo libero, come lo occupiamo? Stiamo lì col cellulare ci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 c
libro, eccetera, perché è facile non cercare distrazione, trattenimenti frivoli, no. Più difficile magari mettersi a pregare, perché il demonio magari non lo vuole questo, ma deve fare l'atto di volontà, dire no, adesso io faccio la preghiera. Quindi anche notiamo, se Gesù ci ha dato, ecco perché si è dedicato anche tanto tempo in orazione nel deserto, si è dedicato il tempo, per chi l'ha fatto per lui, no, l'ha fatto per noi, per la nostra salvezza, per meritarci le grazie che abbiamo bisogno e per insegnarci con l'esempio a pregare. Quindi infine, le turbe lo cercavano ed arrivarono fino a lui e lo ritenevano perché non si partisse da loro, alle quali però gli disse: bisogna che anche le altre città io evangelizzi il regno di Dio, perché sono stato mandato. Ora, come lo cercano i cafarnaiti Gesù? Lo cercano con sollecitudine, lo cercano con amore e lo cercano con costanza. E questa quindi è la premura con cui noi cerchiamo Gesù. Ecco, quando si cerca con la sollecitudine che abbiamo mirato nei cafarnaiti, è impossibile che non lo si trovi. E cosa fanno dopo averlo trovato? Lo supplicano di non abbandonarli, gli usano una specie di violenza, se vorrebbero trattenerlo. Quanto piacque al cuore di Gesù questa esistenza, ma se non si arrese, seppe però ben ricompensarli. Allora, questo vogliamo innanzitutto chiedere anche noi il Signore, mezzo di Maria Santissima,
la grazia di saper pregare bene, di servire bene il Signore anche nei fratelli, di trovare il tempo della preghiera e di cercare sempre il Signore quando abbiamo delle difficoltà, cercare anche con insistenza e con costanza, sapendo che Lui ci ha detto: venite a me voi faticati e oppressi, che io vi darò ristoro. Quindi troviamo sempre con le braccia e il cuore spalancati, pronto a riceverci. Concludiamo con una parola sui martiri di oggi. I martiri sono coloro che testimoniano, testimoniato con la vita, spesso con il sangue, soprattutto con il sangue, la loro fedeltà a Cristo. Qui siamo nella Rivoluzione francese, quando poi c'è stata la Costituzione civile per il clero e si obbligava i sacerdoti, come cristiani, a sottoscrivere un giuramento. E questi sacerdoti, qui anche quelli di oggi, non l'hanno voluto fare. E qui abbiamo il padre, ecco, Apollinare, questo che diceva, scriveva sapendo a cosa mai andava incontro. Cosa scrive? Pensava da lungo raccontare anche tutta la sua storia. Era: c'è un battesimo che io debbo ricevere, non vedo l'ora che giunga. Se il chicco di frumento non cade in terra e muore, resta solo. Come uomo io temo, cioè quello della persecuzione. Come cristiano io spero, come religioso io gioisco. E come pastore 5.000 anime, io giubilo perché non ho prestato affatto il giuramento. Potremmo arrivare a un tempo dove saremmo chiamati anche noi a decidere tra Cristo e il demonio, che poi, che sotto tutte le varie forme, siamo costretti a pubblicamente a dire rifiutare Cristo, o diciamo a dire no, io sono di Cristo, con tutte le conseguenze che seguiranno, potrebbero seguire, no. Cosa ci dice lui? Noi possiamo tutto in colui che ci fortifica. Tutti i miei nemici, i miei persecutori presenti, passati e futuri, io li abbraccio, dono loro il bacio della pace come i miei più grandi benefattori. Alleluia, alleluia, alleluia. In verità vi dico, ben presto la Francia, impregnata del sangue di tanti martiri, vedrà rifiorire la religione sul suo suolo. Infatti, ci fu proprio, era il 31 agosto, che su questo massacro, dopo che hanno deciso di minare i preti refrattari, questo gli sgherri dell'indiavolato, parola giusta, Maillard, allora come invasati ruppero nell'abbazia di Saint-Germain-des-Prés e massacrarono tutte le persone che incontravano. Per quale motivo? Solo abbiamo prestato giuramento, che l'odio è sempre, questo satanico è sempre sproporzionato alla circostanza. Questo invasate, questo odio non è naturale, è proprio diabolico. Dopo questa prima carneficina, i restanti prigionieri vennero condotti in chiesa, una farsa di processo, vennero subito passati a fil di spada, sgozzati senza pietà a colpi di sciabola e di pugnale. Alle 6 di sera terminò il terribile macello che lasciava sul campo ben 113 martiri, solo lì, in una pozza di sangue. Il commissario che aveva presieduto l'esecuzione diceva con sconcerto: «Io non capisco più niente, questi preti sono andati alla morte con la gioia con cui si va a nozze». Quindi è una cosa un po', ed è sempre quello, no? Infatti, dice uno dei detenuti, che il padre Apollinare invocò la prigione con tanta soddisfazione e allegrezza, sorprende le persone che già si trovavano rinchiuse e si è messo a servire tutti con grande edificazione, eccetera. Alla fin fine, quando sono stati tutti quanti uccisi, ecco, padre Apollinare era uno di loro. Allora chiediamo, lui diceva: rallegratevi con me, unitevi a me per glorificare il Signore. Ci troviamo tra difficoltà insormontabili, ma non soccombiamo. Siamo fiacchiati, ma non disperiamo. Perseguitati, ma non abbandonati. Abbattuti, ma non perduti. Non piangete su di me. Sono frumento di Cristo. Bisogna che io sia macinato dai denti delle fiere per diventare un pane puro. Prendo le parole di Sant'Ignazio di Antiochia. Allora noi chiediamo la grazia, ecco, a questi santi martiri, di essere anche noi fedeli a Cristo, anzitutto nelle piccole cose, per l'essere poi un domani soccorrerà nelle grandi cose. Quindi essere fedeli nel conoscere, amarlo, servirlo, amare Lui, amare il prossimo, cercare di essere fedeli in osservanza dei comandamenti, e se il Signore ci chiederà un qualcosa di più, chiediamo la grazia, ecco, di essere pronti. Questo lo chiediamo a Maria Santissima, invocata anche come Regina dei martiri. Così sia, Signore, lodato Gesù e Maria.